terza vittoria consecutiva, mettiamo che Adecco si perda, si gira 32, è una media incredibile. No, non mettiamo niente, Adecco non si perde. Me lo immaginavo, infatti è una media appunto incredibile, visti gli ultimi campionati, anche quando eri a Cuneo tu, la media era delle squadre molto che andavano avanti, stiamo portando una buona media, ma effettivamente oltre ai risultati io credo si stia vedendo anche un gioco, anche abbastanza bello da vedere, no? Poi naturalmente tutte le partite vanno a momenti, ci sono anche episodi che magari vanno a favore degli avversari, come il rigore che lì ero lì, effettivamente anche il guardalinea a fine partita si poteva anche non dare, però poi quando il suo collaboratore fischia è giusto anche che lui gli regga il gioco. Quindi siamo contenti dei risultati perché comunque i risultati sono un po' quello che ti dà morale, però quando poi giochi anche bene è importante. Ecco, tu che gruppo hai trovato, visto che sei poi arrivato? Ma io l'ho detto già nelle prime interviste che comunque sono davvero entusiasta perché ho trovato un gruppo che a volte per sentito dire si dice no, vai in un buon gruppo. Io sono arrivato qua già dal primo giorno, mi hanno fatto sentire come se fossi qui all'inizio dal ritiro, nonostante comunque loro fossero molto legati a Stefano, quindi c'era anche un po' di dispiacere, diciamo, però il calcio è anche questo, quindi sono contento di aver rimpiazzato il signor giocatore. Oggi avevi anche pari con Cabine, un pessimo cliente, diciamo, su quella palla, molto veloce. Sì, sì, un giocatore abbastanza fastidioso, di quelli fastidiosi perché comunque molto bravo, soprattutto nel movimento corto-lungo. E all'inizio, sinceramente, ho cercato prima di capire come prendergli le misure. Poi dopo, alla fine, parlandoci anche tra di noi, comunque del reparto della difesa, staccando un attimino prima, credo di essere riuscito a chiudere abbastanza bene, a parte un paio di volte che è andato al tiro rientrando verso l'interno. Ma comunque è un buon giocatore, soprattutto nei primi passi, un giocatore che in questa categoria non è che ce ne siano più tanti. Sì, vabbè, quello ci sta, poi il campo anche effettivamente non è che permettesse un appoggio proprio. Ah, vabbè, non è la prima volta che mi capita, sinceramente. Io, naturalmente, uno deve usare le armi che ha a disposizione. Io faccio della forza fisica, non più forte, quindi naturalmente cerco di metterla in campo. Se servivano, io sono contento di averli messi a disposizione. C'è una considerazione che è stata fatta quando si è cercato di mettere? Sì, io sono veramente... mi ha dato una grossa soddisfazione scegliendo me, anche perché per come va il mercato adesso sappiamo tutti benissimo che soprattutto in quel ruolo lì, io credo, se non sbaglio, siamo in due o in tre in tutto il girone A ad essere over 23. Per il resto tutti tendono comunque a far giocare i giovani per il discorso di questa regola. Però bene. 32 punti sono un bel bottino, però non deve proprio passarci per la testa il discorso di dire abbiamo accumulato tanti punti già solo nel girone di andata, possiamo permetterci di gestire, noi non siamo quel tipo di squadra lì, perlomeno le mie impressioni iniziali, noi dobbiamo pensare a giocare liberi di testa e poi i risultati arrivano di conseguenza.